Perfetto, perfetto. Ho controllato, è tutto a posto. Andiamo avanti con questo story mode. Ora siamo con i nostri amici junior. Che abbasso. Ok. Iniziamo un nuovo capitolo. Tum, tum, tum. La danza di Kanji riporta alla ragione le ombre. Cominciano a scomparire sbrilluccicando e tornando da dove sono venute. Nel senso che si sente bene, ok. Mentre guardo lo spettacolo, in qualche modo vengo convinto che le ombre sono state accoppiate a questo posto da quella strana canzone. This is awesome. Mamma mia, è incredibile. Oh, but you are quite impressive yourself, Kanji-kun. Ah, ma anche tu sei impressionante, Kanji-kun. Good job. You kind of freestyled a bit here and there, but it was very you. Buon lavoro, hai fatto un po' di freestyle qui e lì, ma era molto sul pezzo. I have to say that was an amazing performance. Not bad, Kanji. Devo dirlo, è stata una esibizione incredibile, non male, Kanji. You think so? I mean, of course. What'd you expect from me, huh? Lo pensi veramente? Intendo, ovviamente. Che cosa ti aspettavi da me, eh? Well done. The shadows were going wild to see you dance. Ben fatto. Le ombre sono impazzite vedendoti danzare. Con tutti questi complimenti, Kanji diventa super rosso. Sciocco Kanji. Sono rimasto davvero impressionato. I suoi movimenti sembravano totalmente naturali rispetto a come l'ho visto durante le prove. Ancora un po' imperfetto, ma niente male per nulla. E poi si ricorda qualcosa. Anzi, poi, come se si ricordasse qualcosa, all'improvviso cambia faccia. Hey, this still kind of bothers me, but... Questa cosa mi disturba ancora un po', ma... Perché ballare funziona su queste ombre? Kanji-kun, don't tell me you just dance without understanding why. Kanji-kun, non dirmi che hai ballato senza capire il perché. Well, of course I understand. You know, it's all that, stuff, right? Like Risei said. Ma, cosa? Ovvio che capisco, sai, quella... roba, giusto? Proprio come ha detto Rise. Dancing ain't about thinking too much, but more like letting yourself out. Yeah? Il ballo non è pensare troppo, ma più tipo lasciarti andare, sì? La nostra supposizione era che in questo mondo fosse più facile far arrivare i nostri sentimenti agli altri, sia che fossero umani o ombre. Leonida, Leonida, grazie per la sub. Arigato gozaimasu, Leonida-chan. Grazie. Ochimizu ondo stai? Ancora non l'abbiamo vista, però io la butto lì, dato che abbiamo salvato una delle ragazze, presto arriverà la tua waifu. Cosa dici? Secondo me sì, dai. Allora, è per questo che le nostre danze possono influenzare così tanto il pubblico. Come prova, i miei sensi sono ancora più acuti del solito e anche in questo grosso mondo posso capire facilmente dove si trova Senpai. Ovviamente avrei una lettura più facile se chiamassi il mio persona, ma è stato incredibile come avessi potuto comunicare con gli altri semplicemente da sola. La mia persona dà backup connettendosi alle menti degli altri, perciò deve essere particolarmente influenzata in questo mondo. Beh, non me ne posso lamentare, dato che ci sta aiutando ad avere a che fare con questa, a gestire questa situazione.
Ma oltre a questo, quello che ha detto Kanji mi ha presa completamente alla sprovvista. Si è ricordato quello che ho detto prima? I'm kind of surprised, Kanji. Stavi ascoltando davvero? Sono abbastanza sorpresa, Kanji. Well, what I'm trying to say is... Beh, quello che sto tentando di dire è... You know, like saying, this is who I am. Ci ho messo i miei sentimenti in questa danza, sai, tipo come se stessi dicendo questo è quello che sono. The fact that the shadows actually got that? I don't know, man. Shit's weird. Beh, ma il fatto che il tutto sia arrivato a quelle ombre, non lo so, tutta sta merda è strana. I mean, how's that possible? Intendo, com'è possibile? You do have a point. Hai ragione. No matter how strongly we try to express something, it's useless if our audience is incapable of understanding it. Non importa quanto proviamo ad esprimerci, ad esprimere qualcosa, è inutile se il nostro pubblico è incapace di capirlo. Which may mean these shadows have emotions just like us and recognize ours as well. Il che potrebbe significare che queste ombre hanno emozioni come le nostre e che le riconoscono. I bet those shadows didn't get it at first. Scommetto che quelle ombre all'inizio non l'hanno capito. Stavano solamente danzando con quella canzone inquietante e si sentivano bene semplicemente perché lo facevano in mezzo a una grossa audience. Però poi hanno visto Kanji. E quindi hanno detto tipo, quel tizio ha il groove, dimentichiamoci di sta roba, andiamo lì. I see. That may well be so. Capisco, potrebbe anche essere così. Case closed. Caso chiuso. Non sono sicura di capire quello che sta dicendo Teddy, quindi le ombre possono capire e accettare quello che noi vogliamo passare attraverso la danza? Allora non c'è problema. In ogni caso siamo riusciti a far arrivare il nostro messaggio. Doesn't that make you feel good? Being accepted by someone, people or shadows, it's the best feeling. Non vi fa sentire bene? Essere accettati da qualcuno, che siano persone o ombre, è la sensazione più bella del mondo. Mentre tutti annuiscono, mi sento sollevata. Possiamo decisamente andare avanti come squadra. Non perderemo contro di te, Senpai. Ok, facciamo una piccola pausa e poi andiamo avanti. La voce ha detto che Sumomo è più avanti. Sì, sono pronto a aspetta, non possiamo. Sì, cerchiamo di danzare per far riprendere il senno a quelle ombre. Hey, you wanna just make her the leader? Ehi, vuoi che sia lei la leader? Yeah, we're totally outclassed. Sì, sì, è la migliore. Huh? You guys say something? Huh? Ragazzi, avete detto qualcosa? It's nothing, leader. Please, show us the way. Oh, non è niente, leader. Per favore, mostraci la via. Me, the leader? Oh, well, let's go. Scorpiolon, salve, buon pomeriggio a lei. Come sta? Tutto bene? Io, la leader? Vabbè, andiamo. In qualche modo sono finita a fare la leader e con questo deciso, credo, iniziamo a camminare verso la strada. Ma sia Kanji che Teddy volevano mica essere entrambi i leader? But those shadows... Ma quelle ombre... They felt kind of different from the ones we fought before. I wonder why. Mi sembravano un po' diverse da quelle che abbiamo combattuto prima. Mi chiedo perché. Oh well, no time to worry about stuff like that. I've got some sweet ladies to rescue. Io sto bene, sì, dai. Sto bene, fa un po' caldo, però sto bene. Ho chiuso la finestra così non si sentono rumori molesti. Oh beh, non c'è tempo di preoccuparsi di robe come queste. Abbiamo delle ragazze carine da salvare. Rawr, sto arrivando per voi, mie preziose idol! And that's Teddy for ya.
Avendo i miei sensi acutizzati, cerchiamo Sumomo nell'aria. Riesco a sentire che siamo molto vicini. Mentre lo sto pensando, Teddy si ferma come se stesse annusando qualcosa e punta davanti a noi. Bellezza avanti! Potrebbe essere... Sumomo! Hey, Sumomo! Quello è Sumomo! Ehi, Sumomo! Ma guarda un po' chi c'è! Niente, Leonida, la Ochimizu non c'è, però c'è la maialina qua, la Piglet. Eh? Dico. This is Senpai, Na-chan! Oh, grazie al cielo! Oh, ero preoccupatissima per tutti voi. Jeez, I was the one worried. I'm so glad you're safe. Oh, ero io ad essere preoccupata. Sono felice che tu sia bene. It's the adorable Piglet Momo-chan, right here in front of me! È l'adorabile maialina Momo-chan, proprio qui di fronte a me. Yosuke and I haven't missed a single Kanamine Kitchen appearance on TV. Io e Yosuke non ci siamo persi neanche una tua apparizione in TV con le Kanamine Kitchen. Something's different. Ma c'è qualcosa di diverso. It's her manner of speech. She sounds like a different person altogether than when I met her. È il modo che ha di parlare. Sembra una persona completamente diversa rispetto a quando l'ho incontrata. Oh sì, Teddy ha visto Sumomo solamente in TV e Naoto Kun e Senpai l'hanno incontrata di persona, ma è stata più una cosa di lavoro. Io rido cercando di spiegare la situazione alla Naoto Kun, che è molto scioccata e ha un confuso Teddy. I guess that is surprising, huh? Sumomo actually grew up deep in the country, so this is how she really is. Ah sì, è sorprendente, eh? Sumomo in realtà è cresciuta in campagna, quindi lei in realtà è così. She doesn't mind bugs at all, and she does a ton of farm work at home. She's a lot tougher than she looks. Non le importa degli insetti, fa un sacco di lavoro in fattoria, a casa, e è molto più dura di quanto possa sembrare. No way! Cute little Momo-chan, the sweetheart of teenage boys everywhere. It was all an act? Oh, non è possibile! La piccola e carina Momo-chan, la fidanzatina di tutti i teenager, è tutta una farsa? Everything I know is a lie. Buongiorno, Teddy, benvenuto nel mondo delle idol. Tutto quello che so è una bugia. I was thoroughly fooled too. I'm a detective. Ma anch'io sono stata fregata e sono una detective. Huh? So what? No big deal. Beh, e quindi? Non mi sembra nulla di che. Ms. Ochimizu done worked my tail off after all. I'm guessing you were hoping I'd be the sweet little sister type? Ah, dopo tutto, Ms. Ochimizu ha fatto un grande lavoro su di me. Ah, mi sa che speravate che io fossi la tipo sorellina dolce? What now? La che? You know, like an adorable little kid you just want to look after. Small and cute. But you can only go so far with that. Sì, sai, quella piccola ragazzina adorabile che ti verrebbe voglia di curare, sì, piccola, carina, ma non si va molto lontano con quella roba. Ho pensato che forse potrei fare qualcosa di diverso, anche un po' alla volta. Idol Stop Liars. Sumomo è la maialina. L'animale assegnato a lei è il maialino. Non dire così, Sumomo, altrimenti nessuno ti amerà più. È stato improvviso. Non c'era segno di nessun altro oltre a noi, o che si stesse avvicinando a noi. Eppure, ecco la voce che parla dagli speaker, come se ci stesse guardando. Who do we have here? Anzi, come se ci avesse guardati per tutto questo tempo. Ok. Oh, chi abbiamo qua? Scusa, ma sei in ritardo. It doesn't matter. Sumomo can't get out of here, so why hurry? Oh, non importa. Sumomo non può andare via di qui, quindi perché sbrigarsi? Sumomo, do you want to leave this world? Do you really want to upset your fans? Cos'è che approvi, Leonida? Ti piace Sumomo? Eccola qua. Just for you.
Sumomo, vuoi lasciare questo mondo? Vuoi davvero deludere i tuoi fan? Ma fans? I miei fan? That's right. Everyone wants to hear they know as a helpless, adorable little child. Già, tutti vogliono te come una piccola bambina adorabile. Non si sentirebbero traditi se ti vedessero ora. Io non ho tradito nessuno, ho lavorato duramente finora. Sì, hai fatto molto bene. Non particolare. E allora cos'è che approvavi, scusa? Hai detto che approvi? So, approvi? Cosa dici che approvi se non approvi? Ma ancora non è abbastanza. Devi diventare la Sumomo che tutti vogliono. Let's play with dolls. All'improvviso sento qualcosa proprio di fronte a noi ed ecco che appare una massa di ombre, appare dal nulla. Quando la voce ha iniziato a parlare dei fan, pensino io mi sono sentita a disagio, anche se sapevo che non era una cosa diretta a me. È uno sporco trucco metterla sotto pressione in quella maniera. Non le farò arrivare a Sumomo. It's those out of character shadows trying to kidnap Momo-chan, huh? Sono quelle ombre, stanno provando a rapire Momo-chan, eh? Approvi sia una maialina mica alta. Ah, bravo! Bravo! Well, forget that. We're not handing Sumomo over. Beh, scordatelo, non ti daremo Sumomo. You ain't gonna have it your way as long as we're here. Finché noi siamo qua, non farai quello che vuoi. Oh, you really are energetic. But you know nothing, so I suggest you keep your mouth shut. Ah, siete davvero pieni di energia, ma non sapete nulla, quindi vi suggerisco di tenere le bocche chiuse. You have no idea just how much Sumomo is suffering. Non avete la minima idea di quanto Sumomo stia soffrendo. What are you talking about? Di che cosa stai parlando? Non avete bisogno di sapere, connettetevi con noi e funzionerà tutto. Nessuno verrà ferito, nessuno dovrà soffrire e ora accetta il nostro legame. Si alza il volume della canzone inquietante e le ombre cominciano a danzare. Riesco a sentire il bisogno di unirmi a loro e invade i miei pensieri. Non perderò, combatterò contro questa sensazione e manterrò la mia posizione. Ah, fermate questa canzone, mi fa rizzare il pelo! Oh, non importa quante volte la sento, non migliora mai la situazione. E tu chiami questa merda un legame? Ma vattene via. Teddy? Risei-chan, if you would be so kind, the bear of the hour needs your finest song. Risei-chan, se puoi essere così gentile, l'orso ha bisogno della sua canzone. Lasciate fare a Teddy! What's up, Ted? Itching to get on the floor after seeing me dance? Cosa c'è, Ted? Non vedi l'ora di salire sul palco dopo avermi visto ballare? I'm gonna show you who's the man. Teddy is in the house, yo! Te lo faccio vedere io. Teddy is in the house.
Ah, è così, Teddy? Trattengo l'esigenza di ridere, ma il ghigno che ha sulla faccia non è proprio da idol. Ok, allora è tutto tuo. Ci penso io, Teddy. Ti darò la canzone più figa che ho. Quindi fai del tuo meglio. Sì, sì, Risei-chan, ora sgancia quel beat! Ladies and gentlemen, the real show is about to start. Let's show real dancing. Yahoo! Woohoo! This is a man's dance. Check it. Fantastic. Yahoo! Hey, you can actually do this, Ted. Watching that made my manliness skyrocket. Nice combo. You just don't know your own strength. I thought I was gonna get flattened. That's a spirit. I'll make them fall head over heels for me. Okay. Despair is fully charged. There. Perfecto. Yeah. Okay. You nailed it perfectly. Let's pump this up. Watching that made my manliness skyrocket! You guys are strong! Those are some impacts! Yeah! Hop, step, and jump! Perfecto! If you don't watch my pretty dance, I'll punish you! You by our sponsor, Prince Teddy. Hey-yah! Bear time! Brilliant! Finally, it's my turn in the spotlight! Good one, Teddy. You're really shining today. Se questa era la canzone migliore che aveva Rise, vabbè. Allora, salve, Monsieur Le Paperò. A molto off topic, White Day, Nello Lello. Qual è la tizia con le lenti? Qual è la tizia con le lenti? Occhialuta? Non me la ricordo, Leonida. Non me la ricordo proprio. Boh.
Andiamo avanti, va. Quella che ho visto nelle stories. Ok. Ti sfido, dimmi il nome. Come si chiama? I movimenti di Teddy devono aver catturato le ombre. Spariscono nel cielo, liberate da quello che le tratteneva e dalla canzone. Teddy, tutto questo era diverso da quello che ti ho insegnato, però era divertente, quindi decido di rimanere in silenzio per ora. Woohoo, yeah! I bet they felt that. Teddy's debut performance was a smash hit. Sì, scommetto che quella l'hanno sentita. Il mio debutto è stato incredibile. You guys are amazing. Oh, what is this? I'm getting goosebumps all over. Oh ragazzi, voi siete incredibili. Ho i brividi dappertutto. Non lo so, io ho qualcosa male. Male non sapere il nome della tua waifu, non ti vergogni? Male. Ah, sembra che tu abbia perso ancora altri fan su Momo. E ti va bene? Stanno andando tutti via. Hey, what are you saying? I'm still head over heels with Momo-chan. Ehi, che cosa stai dicendo? Io sono ancora pazzo di Momo-chan. My heart is right with her. Il mio cuore è con lei. Sure, sei sicuro? Su Momo, sei così sicura della vera te stessa? Pensi che tutti ti ameranno lo stesso? I nomi non li ricordo mai, sono overrated. Leonida. Ciao Trash, come stai? Tutto bene? Comunque dall'applicazione mobile del telefono vedo gli stemmi giusti. Perché non l'hanno ancora aggiornata, mi sa. Non sono ancora comparsi i malefici puntini per scegliere l'identità. Mentre dall'applicazione mobile dell'iPad vedo gli stemmi tutti sbagliati. Ma, mistero. Perché Life is Hard. Giusto. Allora, a parte l'essere carina, non hai altre caratteristiche. Sei solo una bambola che non può fare nulla da sola. Ho fame ma non ho fame. Come la risolviamo? In che senso? Se hai fame, hai fame. Se non hai fame, non hai fame. Nel dubbio io direi, ma no, ma che non yogurt, no, lo yogurtino no. No, non soddisfa lo yogurtino. Buono, ma non soddisfa. Qualcosa di salato. Crecherini, bravo Trash. E mangiati dei grissini, dei cracker, delle patatine. Bibane, bravo Scorpion, è l'uomo con la risposta giusta. Mangia i bibanesi. Se non sai cosa sono i bibanesi, cercali al supermercato, scoprirai l'incredibile. Senza quella carineria non ti rimane nulla. Ancora, quella voce sta cercando chiaramente di scuotere suo Momo. Non ha già ferito i suoi sentimenti abbastanza? No, io voglio essere... Eccola.
Kuro-san. Sono apparsi letteralmente in un secondo, in un battito di ciglia. Non sapevo nemmeno che cosa fossero prima d'ora, Trash. Ora il sapere, cercali, mangiali, poi ne riparleremo. Anche tu, Leonida, cercali, mangiali. Perché sono troppo buoni. Sono troppo buoni. Spuntano un sacco di nastri dal nulla e legano su Momo. Istantaneamente la allontanano senza che lei riesca ad opporre la minima resistenza. Sembrano dei grissini a forma di bilanciere. Sono tipo, ma non le definirei grissini. Non sono grissini. Sono molto più buoni dei grissini. No, non vi vogliamo scammare. Devi provare, Trash. No, no, sono ancora meglio delle schiacciatine. No, Leonida, non vi stiamo fregando. Sono buoni veramente. Scorpiolon, dica qualcosa perché guarda qua. Prova, poi ci dirai. È stato tutto così veloce che anche se avevamo proprio Sumomo al fianco, nessuno di noi è riuscito a reagire in tempo. Momo-chan's been taken! Oh no! Fai bene a fidarti. Oh, è stata presa Momo-chan! Oh no! Damn it. What the hell? Maledizione, che diavolo! Mind games. Giochi con la mente. So she showed her weakness in her heart. She fell for that voice's trap. Se ritrova non credo di averli mai visti durante la spesa. Nemmeno io, Trash. Però cercando nella sezione dove ci sono grissini, cracker e quelle robe lì, li ho trovati. Potete dubitare su di me, ma non sui bibanesi. Bravo, Scorpion. Sono strabuoni veramente. L'istante in cui ha mostrato della debolezza nel suo cuore è caduta nella trappola della voce. Scorpion è il messia dei bibanesi. No, Leonida, non sono da mettere nel latte, sono salati. Se tu nel latte ci metti la roba salata, poi è un problema tuo, ma sono da mangiare così, non salati. Cioè, non nel latte. Buongiorno, Iris. Avanti, dobbiamo correre a salvare Sumomo, muoviamoci. Da piccolo mangiavo i salatini con la Nutella nel latte, no? Ti prego. Aspettate, ci sono dei grissini che vanno benissimo con la Nutella. Aspetta, Sono della Mulino Bianco. Oh mamma, sono dei grissini grossi? Oh, non mi viene il nome? Provare per credere, no? Già non mi piace la Nutella. Com'è che si chiamano? Aiutatemi, sono dei grissini della Mulino Bianco che stanno benissimo con la Nutella. Sono nel sacchetto, non sono tipo confezionati singolarmente. A me non è mai piaciuto Trash, sono sempre stata da focacce e pizze. Tu hai bruciato le patatine nel tè da piccolo? No, ti prego. Trash uomo di mondo sempre saputo. Ma se ha detto che non le mangia più le robe dolci, Leonida, non è un alleato? Non è un tuo alleato? Vi giuro, non mi viene in mente come si chiamano quei cosi del Mulino Bianco. Come farò a vivere adesso che ho questo dubbio? Niente, non mi viene. Vabbè, ci penserò. Grissini grossi, sembrano tipo tagliati al centro perché hanno... Non sono lisci. Vero, Iris, non sono lisci. La Molino Banco spara un prodotto nuovo all'anno, come si fa a ricordarli? In realtà sono una roba classica. Sono una roba che esiste da un sacco di anni e non li hanno mai... Cioè, non li hanno mai cambiati, credo, questi qua. I cerchi d'olio nel tè, che schifo. Nella di Sumomo arriviamo ad un'area con un feeling da fantasy. Come se fossimo finiti dentro una scatola di giocattoli.
E più avanti, dove c'è il segnale emanato da Sumomo, quello che vediamo è la casa delle bambole. Wow! What in the what? Basta che ti ricordi i bollinetti della Mulino Bianco, ma no, ci sono tante robe più buone. Nel dubbio mangio un cannolo. Ma no, Leonida, non puoi. Non puoi mangiare il cannolo. No, te lo proibisco. Molinetti, qualsiasi altro biscotto. No, 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 no. Gli abbracci sono più buoni dei molinetti. I pandistelle sono più buoni dei molinetti, ma stai scherzando? Potrei vedere che gelati ci sono. Mi mangio un gelato. Sì, il gelato. L'ho mangiato ieri sera, il gelato. Il gelato artigianale. Pistacchio e fragola. Wow, cos'è questa roba? Una casa delle bambole fuori misura? Oh, è un po' fastidioso a vedersi. E guarda, quella... Non ho bisogno di guardare dove sta puntando Kanji. I miei sensi sviluppati mi dicono già dov'è Sumomo. No, no, sono invidiosa, non puoi mangiare il cannolo. Ti pare? Tanto lo so che lo mangerai, alla faccia mia. Riesco a vedere Sumomo che prega qualcuno, anche se non riesco a rilevare nessuna presenza di fianco a lei. Oggi ho mangiato pizza, ero a casa da solo. Hai fatto bene, Scorpion. Ecco, adesso voglio la pizza. Gelato pistacchio, bacio e tiramisù. Tiramisù. Non so se mi ispira il gelato al tiramisù. Il tiramisù sì, ma il gelato al tiramisù nah. Solo questo è la prova di come deve essere con quella voce. No, I got a lot of things that I wanna do. That I wanna be. No, ho un sacco di cose che voglio fare e che voglio essere. But you can't, Sumomo. Don't tell me you forgot. No, Scorpio, non mi fido. Non mi fido del gelato al tiramisù. Ma Sumomo, non puoi. Non dirmi che hai dimenticato. Remember what you were told when you left the countryside? You mustn't be selfish. Ti ricordi cosa ti è stato detto quando hai lasciato la campagna? Non devi essere egoista. Selfish? Egoista? Sì, giusto. You shouldn't cause people trouble. You need to meet people's expectations. You were always told that, right? Gelato ai bibanesi. No, tu scherzi, però vicino a me c'è un posto che fa, relativamente vicino a me, che fa il gelato salato anche, tipo alcuni gusti li fa salati, cioè fanno pistacchio normale, pistacchio salato, caramello normale, caramello salato, arachide, arachide salato. Io ho provato il pistacchio salato, però cioè già i pistacchi si mangiano anche salati. Altre robe non so. Devo starnutire. In Giappone c'è il gelato ai fagioli rossi. Non disegniamo il gelato al tiramisù. Sì, ma il gelato ai fagioli rossi perché è un ripieno dolce. Sono dolci i fagioli rossi. Loro fanno un sacco di cose con i fagioli rossi. Per quello. C'è anche il gelato al wasabi. Deve essere terribile. Non dovresti causare problemi alle persone. Devi? Non riesco a formulare la frase. Mi sono rotta. Ti vede le persone. Ti è sempre stato detto così, giusto? I fagioli rossi stanno bene con tutto? No, perché io ho provato il mochi con i fagioli rossi e... Non mi piace. Non è che sia una sacra dolcezza. Sì, ma lì in Giappone il concetto di dolcezza, di cose dolci, è molto diverso. I nostri dolci sono molto, ma molto più dolci dei loro dolci. Ok? Loro, anche il cioccolato,
non ha la quantità di dolcezza che hanno le nostre robe. Le nostre sono delle bombe. Le loro cose sono sempre comunque molto più delicate. Con tutto quello che cucino io, ok? La marmellata e fagioli rossi fa vomitare. È dentro nel taiyaki, no? Quella specie di pesce, quel dolcetto a forma di pesce ripieno di fagioli rossi. Fagioli li mangiano solo i cowboy, punto. Non hanno la cultura dello zucchero. È vero, il loro dolce è nulla confronto al nostro. Infatti, se tu dai a un giapponese da mangiare uno dei nostri dolci, gli si sloga la lingua, secondo me. No, all'uva, io ho mangiato le caramelle all'uva gelatinose, a me piacciono di brutto. Piacciono tantissimo le loro caramelle gelatinose all'uva. Ho assaggiato i dorayaki a Tokyo, schifezza immonda. Sì, ma confessa che tu pensavi che il ripieno fosse cioccolato, invece ti hanno fregato, hai dato un bel morso convinto, vero? E ti sei trovato con i fagioli rossi, tiè. Sai che non sei una sofisticata? Ah, non è nulla che risalta. Non hai l'aspetto, non hai la personalità. Ma vuoi rendere tutti felici a casa? L'hai detto tu stessa, Sumomo. Quanto sarebbero delusi se scoprissero che hai ignorato i tuoi fan? E sei finita con l'essere abbandonata da loro. Gli si sloga la lingua, sì, gli si sloga la lingua se mangiano i nostri dolci. Come io ieri, ho preso una caprese pensando ci fossero le gocce di cioccolato fondente e dentro ho trovato la crema dolcissima, più dolce della Nutella. Mi ha rovinato la vita. Cos'è? Ma scusa, la caprese. Ma la caprese non è un'insalata? Cos'è la caprese in fatto di dolci? Ma sì, è palese che sia cioccolato. To be continued. Sì. Che cos'è? Cioè, cos'è? Con cosa hai fatto? Mai sentito nemmeno io il dolce. Per me la caprese è un'insalata. È una torta al pan di Spagna a cacao fondente, che io sappia. Mai sentita, giuro. Boh. Come sai di me, dei miei genitori? Sumomo-san! Non ce la faccio più a guardare. Corriamo verso Sumomo, determinati a proteggerla, ma ci guarda con occhi terrorizzati. No, è troppo tardi, ormai è già spaventata oltre ogni dire. Now, Sumomo, I'll let you hear everyone's voices. Quella che dici tu è mozzarella con pomodori, esatto. Io conosco quella di Caprese. Una torta secca al cioccolato, spesso con una crema al cacao densissima. Da me Caprese mozzarella pomodoro uguale. C'è anche la pizza Caprese. C'è un posto che si chiama Trattoria Caprese, si mangia bene. Hanno lo stesso nome, beh sì. Però non, come dolce, ripeto, non l'avevo mai sentita. Ora, Sumomo, ti farò sentire la voce di tutti quanti. Sumomin is so cute. She's perfect as the group's little kid. She's so adorable. I don't even care that it's an act. Oh, Sumomin è così carina, è perfetta come la bambinetta del gruppo, è così adorabile, non me ne frega nemmeno nulla se è tutta finzione. What's this voice? Where's it coming from? Cos'è questa voce? Da dove arriva? Non I don't know. But is he talking about Momo-chan? lo so, ma sta parlando di Momo-chan. She just needs to be cute. And that's all. Heck, I'd be weirded out if she tried something different. Ha solo bisogno di essere carina. Tutto qua. Mi stranirebbe tantissimo se provasse a fare qualcosa di diverso. Simone doesn't have to do anything. I'm kind of a fan of how she's this helpless little kid, you know? Penso che la caprese classica sia più conosciuta, forse il dolce solo in alcune zone. Può essere, può essere. Ogni zona comunque ha i suoi piatti tipici.
Non ricordavo gli ingredienti. Scusa, ma mozzarella, pomodoro. Ma scusami. Ma già la pizza è fatta. Aspetta, sono confusa. Già la pizza è fatta con la mozzarella e il pomodoro. Quindi tu mi stai dicendo che c'è la mozzarella, ma non con la passata di pomodoro, ma con i pomodori proprio sopra? Allora, la torta caprese tradizionale di Capri. La caprese comunque anche qui la colleghiamo a mozzarella e pomodoro. Pomodori freschi a fette sopra. Quindi è tipo una pizza bianca, diciamo, con sopra i pomodori? Non mi piace. Pomodori. No. Grazie, ma no grazie. Sumomin non deve fare nulla. Sono un fan di lei come ragazzina inutile, sai? She's been acting like she's thinking about her future lately, but all I can see her as is a sweet little girl. Ultimamente sta pensando al suo futuro, ma io riesco solo a vederla come una piccola e dolce ragazzina. I pomodori sono come i fagioli, sono la vita, non potrei vivere senza. Io li detesto, Trash. Li detesto, non li mangerei mai così a fette. Non li mangio in insalata. Mangio solo la passata di pomodoro, comunque il sugo, sì. Però il pomodoro in insalata, no. E non ti mandano manco a fischione dopo? Cosa avrà voluto dire? Sì, Sumomo. All you have to do is be what everyone wants you to be. Vedi, Sumomo, tutto quello che devi fare è essere quello che vogliono tutti quanti. The real you is nothing but a burden. Carrying it around will only bring you pain and suffering. La vera te non è nulla se non un peso. Portartela dietro ti darà solo dolore e sofferenza. La voce riecheggia come se stesse dando il colpo di grazia per schiacciare definitivamente Sumomo. Se mi capita in un panino li mangio, ma fette così nope. Io no neanche, Scorpion, assolutamente no. Anche a me pomodori e fette non fanno impazzire. Zero proprio. Mi fa male il cuore assieme a lei. Che ti venga detto una cosa, che ti venga detta una cosa del genere così in modo diretto, chiunque si sentirebbe. Capisco, devo solo gettarla via. Io ho solo pomodorini piccoli che sono saporiti assai, le fette grosse troppo spesso. Capita che sanno d'acqua. Tipo il kebab lo ordino con tutto ma senza pomodoro. Ma wow, io non mangio neanche il kebab, eh. No. Non mi piace. Wow, stai bene? Sumomo, we're here to save you. Sumomo, siamo qui per salvarti. No, it's all right. I ought to make folks happy. No, va bene. Io devo rendere tutti felici. Eccola qua la bambolona. La nebbia nera va sopra su Momo, che è ricoperta ormai da nastri, e comincia a diffondersi rapidamente. Da una bambola gigante, vestiti carini, accessori glitterati. Ed è resa da dei bastoni che sono conficcati nel suo corpo mostruoso. In che modo è stata legata? Nel modo che vedi, Leonida. Mangia niente, sta streamer. Scusami. L'importante è che tutti mangino i pipanesi. Bravo, io mangio le robe, il pane, la pizza, le focacce, tutte le robe che fanno bene. Il riso, il pollo, il fritto, a me piace il fritto. Friggimi qualcosa e io lo mangio, tranne i pomodori. Questa è. Her identity is being dominated by their wants.
La sua identità ormai è dominata da quello che vogliono loro. Scommetto che non mangia manco il lardo, ma ovvio che non mangio neanche il lardo, ma ti pare? Ci sente così bene. Riesco a sentire il vostro amore per me. Ho solo dovuto disfarmi dei miei sentimenti. Era tutto lì. Ora posso connettermi con tutti quanti. Nemmeno tu. Bravo, Scorpion. Un altro compagno di non lardo. Maledetti che non sapete cosa vi perdete. Scusami. Fa niente. Sto bene uguale. Senza mangiare il lardo. Non sono nessuno se non vengo amata. Devo incontrare le aspettative di tutti. Altrimenti sono totalmente inutile. Mi giro e sento le ombre che cominciano a fare casino. Quindi questo è il palco che le ombre vogliono per Sumomo. Vogliono da Sumomo. Ma ti sbagli. No, ti sbagli, Sumomo. You ignore your feelings and just do what you're told? You think your real fans are gonna appreciate that? Ignorerai i tuoi sentimenti e farai quello che ti viene detto? Pensi che i tuoi veri fan lo apprezzeranno? Don't run from it. Don't give up. Non scappare. We need to stand our ground. Non rinunciare. Noi siamo idol. Dobbiamo mantenere la posizione. I'm right with you on that one. Sono con te su questa. Kanji. Hey Tiny. Sumomo, right? Why don't you take a cue from your senior here? Ehi, piccoletta Sumomo, perché non ascolti quello che ti dice la tua senior qua? I know it's hard to live up to people's expectations. And I know it gets tough. But listen, damn it. Lardo e Vibanese, secondo me è la fine del mondo. Coi salumi spaccano. Mi hai fatto venire in mente una cosa, la cosa più buona del mondo, lo gnocco fritto. Coi salumi, anche se io mangerei solo lo gnocco fritto. Secondo me sta scrivere della mutua non mangia manco la trippa. Ti prego, ma per... Secondo te ho la faccia di una che mangia la trippa, guardami. Mi stai vedendo? Ho la faccia di una che mangia la trippa? No. Leonida, quindi tu mangi la trippa? Mamma che schif. Datevi la mano, cioè siete fatti l'uno per l'altro. Mangiate le stesse schifezze. So che è difficile incontrare... Ascolta, maledizione. Non è giusto far finta di essere ciò che non sei. Devi trovare un modo per andare avanti, anche se sei spaventata. Se con i fagioli sì, cosa cambia senza fagioli? Blah. Da me si mangia la trippa alla milanese che è tipo in brodo. Non so come l'ha mangiata altrove. Kanji ha ragione, non devi buttare i tuoi sentimenti, i tuoi veri sentimenti. Prima o poi non riuscirai più a capire chi sei. That would be just too sad. E sarebbe troppo triste. Sono felice di avere Kanji e Teddy che mi aiutano. Ma non sono preparata a sentire ciò che sento dopo. Yes, and that's exactly why we cannot accept this. Sì, è per questo che non possiamo accettarlo. Rise-san, I ask that you prepare my song. Rise-san, ti chiedo di preparare la mia canzone. Are you sure, Naoto-kun? Sei sicura, Naoto-kun? Huh? You're gonna dance? Huh? Ballerai? I may not be as skilled as you all when it comes to dancing. Potrò non essere brava come voi nel ballo. In fact, one might say I have trouble expressing myself in general. Infatti si potrebbe dire che io abbia problemi in generale ad esprimere me stessa. Ma questo non significa che io non abbia qualcosa da esprimere. Per favore lasciate fare a me. Boh, non ho mai voluto assaggiarla, mi fa senso. Stessa cosa io, Scorpion. Brodo, devo vedere. Cerca bisecca. Sì, la bisecca. Piace anche a mio padre la bisecca. È una roba da un po'... anzianotti.
Sentendo Naoto così risoluta, ci guardiamo tra di noi e sorridiamo. Ok, se Naoto Kun è così determinata, allora vediamo. Ok, you've been practicing so hard. I know you can do it. Ok, ti sei impegnata così tanto, so che ce la puoi fare. I'm ready when you are, so just say when. Dammi il segnale. Invitante non è troppo diversa da come si fa in Molise. Dissing della trippa, sempre e comunque. Beh, credo che ti farò fare questa cosa. Prendi Naoto. Nao-chan, ok, buona fortuna. Somomo-san, ti farò vedere com'è essere capita per chi sei veramente. Anzianotti, è cibo tradizionale milanese. Secondo te, mi importa qualcosa del cibo tradizionale milanese? Non sono neanche milanese io. Fate suonare la musica. Showtime. Just endure this a little longer, Somomo-san. Show me a dance that makes me feel all fuzzy inside. Good. There. I can do this. Dici più tac di me? Ma tu non sei milanese nemmeno te. Perhaps next time will be even better. That's the slickest dancing I've ever seen, Nao-chan.
Quanto è grosso Teddy? Pensavo fosse più piccolo. No, no, è grosso. Ha saltato il leg day. È un fall guy. Visto quanto è molesto, li volevi anche menare. Mi sa che se lo meno torna su, come i gonfiabili. È molto infraintendibile la tua frase. Ok. Ercolino sempre in piedi. Sì, Noto è violinista. Lo strumento più bello della... Soldi, datemi i soldi che poi spenderò in costumini. Did I get through? Ce l'ho fatta? La forma mostruosa che sta tenendo intrappolata a Sumomo si scioglie praticamente. Forse sarebbe più facile se qualcuno ti dicesse come essere. Ma se facessi così, allora saresti Sumomo proprio ora, un mostro che si dimentica di chi è veramente. Per favore, Sumomo, devi capire. Hai sentito la danza di Naoto? Non possiamo mollare. Dobbiamo provarci al massimo e le persone capiranno e ci accetteranno. Problemi a me continua a scoppiettare? Una cosa brutta. Non è che è l'effetto sonoro del coso? Come se rispondesse al mio trip mentale, il mostro esplode. Esploso assieme al microfono. Momo-chan! Sumomo! I was so wrong. I'm hopeless. Mi sbagliavo, sono inutile. Don't be stupid. Oh, non essere stupida. You're safe now. Just give it another shot. Or however many it takes. Ogni tanto salta proprio l'audio del profilo, sì, del profilo, certo, Iris, del microfono. Boh, adesso l'ho tolto e rimesso, vediamo se... Anche adesso che l'ho rimesso a posto? Anche adesso? L'ho tolto e rimesso. Per ora va bene. No, ora no, per ora. Grazie. Sei al sicuro ora? Prova ancora. O tante quante volte ci vorranno. Giusto. Sono sicuro che tutti a casa stanno facendo il tifo per te e per il tuo duro lavoro. Io sono in ultra ritardo, ora va bene. Tu una cosa, Trash. Ah, avete ragione, mi sa che non sono cresciuta proprio per nulla. My hometown's out in the boonies. Only one bus every 3 hours and my school only had 8 students. Ah, non fai il tifo, vabbè. Vedete, la mia città è in mezzo ai bricchi, segnatevelo, in mezzo ai bricchi. C'è solo un pullman ogni 3 ore e la mia scuola aveva solo 8 studenti. So when I passed the audition, well, the whole dang town came out and congratulated me. Quindi quando ho passato le audizioni, tutta la città è venuta a congratularsi. They all really believed in me and told me that I ought to listen to the people here. Mi hanno detto che credevano in me e mi hanno detto anche di ascoltare le persone qui. Cioè il vaccino mi sembra il minimo. Oh no, Leonida. Ho sentito freddo, non ho più bisogno di aprire la finestra adesso, c'è il gelo qua con me. Volevo rendere tutti felici, quindi... Mi sono detta, farò qualsiasi cosa che servirà a vendere il gruppo. That ain't all it is, huh? Ma non è tutto qui, eh? I mean, it's important to sell and all, but
If I wanted people to really like me... Intendo, vendere è importante, ma se voglio che le persone davvero mi apprezzino... I'd have to work on my own dang charm and share that with everyone, yeah? Devo lavorare sul mio fascino e condividerlo con tutti. Le parole di Sumo fanno sorridere tutti quanti e tutti annoiamo incoraggianti. Grazie al cielo, il nostro messaggio le è arrivato. You're dang, damn right. Well, it ain't a bad thing to want to make folks proud, but... Hai ragione, non è una brutta cosa voler rendere orgogliosi gli altri, ma... You gotta throw yourself away to do it, then hell. Might as well have someone else do it. That just sucks. Ma se devi buttare via te stessa per farlo, beh, no. Lascia che lo faccia qualcun altro. Fa schifo. What do you do? Simple. Just live up to their expectations in your own way. Quindi cosa devi fare? Semplice. Vivi le loro aspettative a modo tuo. Ok, ho deciso. La prima cosa che farò quando tornerò sarà parlare con l'agenzia. Forse non sono carina, forse sono una piccoletta, ma sicuro troverò qualcosa nella quale sono meglio di tutte. Sumomo ha una ciliegia vicino alla bocca. Brava Sumomo, ora levati. Povera Sumomo, dai. Non essere così cattivo, Leonida. Ah, vuoi che si levi perché sai che arriva? Allora, quando sarò pronta, mostrerò a tutti chi sono veramente. Perciò, alla fine, gli piacerò interamente. I think that's great. But, the agency might have a tough time figuring out how to promote you. Credo che sia una cosa grandiosa, ma l'agenzia potrebbe avere dei problemi a capire come promuoverti. Rizzi-senpai, aren't you gonna help me out? Oh, you gotta do something like come on a show with me together, please? Cosa, Rizzi-senpai? Non mi aiuterai? Devi fare qualcosa, tipo venire ad uno spettacolo con me, per favore? Ah, Sumomo, you got your snot on my outfit. Come on, you're ditching a little too much cuteness. You're still an idol. Che schifo, ma le ha snareggiato sul vestito. Troppa carineria, snareggiare sul vestito di qualcun altro? È una roba carina? Sei pur sempre un idol. E perché mi chiami ancora così quando non devi essere carina? Eccola, la porta dello studio. Comunque anche Riz è tanta roba. Uscite la voce misura, secondo me sarai accontentato presto. Io Rize la odio, l'ho già detto, lo ridico, nel caso Rize non mi piace, non mi è mai piaciuta come personaggio. Mentre cerco di distaccarmi dalla presa di Sumomo, appare una luce brillante nel bel mezzo del palco. Guardando vedo una porta che prima non c'era. Cos'è sta roba? Sembra che sia una porta, però non sono certa su dove conduca. Un momento, controllo, persona. Sembra che sia sicuro dentro, non riesco a percepire nessuna ombra al di là della porta. Hey, wait a second. This is the door to our studio's dressing room. Ehi, aspetta un secondo, questa è la porta del camerino del nostro studio. Takura Productions? It does seem vaguely familiar. Alla Takura Productions? Sembra vagamente familiare. It's definitely it. I'm sure of it. I've been through this door more times than I can count. È sicuramente così, sono sicura. Ho attraversato, cioè posso fare l'italiano, torna a me. Sono passata da questa porta un sacco di volte, non riesco nemmeno più a contarle. Well, beh, perché non è...
scapparne. Bravo Kanji, un uomo con le soluzioni. Attraverso la porta, confermando il fatto che non ci sia nessuna ombra dall'altro lato. Cos'è questo posto? È comparso all'improvviso, perciò deve esserci una ragione per il suo essere qui. Almeno penso. Sembra che sia sicuro qua dentro. Non mi sembra che ci stiano tendendo un'imboscata. È un po' diverso, ma sì, questa è la nostra agenzia di vestito. Come nel mondo potrebbe essere qui, però? Mi piacciono i capelli di Rise, pesano più di lei, mi sa. Il dettaglio che più mi attira, se vabbè, che gusti avete. Toh, guardatela. Ne avete avuto abbastanza? Io sì. È un po' diverso, ma sì. Questo è come il camerino del nostro studio. Come può essere qua, però? I don't hear that spooky song in here. Non sento quella canzone qua dentro. Avrà mal di schiena, poverina. Ma sì, ma se la spezzasse la schiena. Io non ho detto niente. Giuro. Che diavolo è sto posto? Sembra un mondo completamente diverso da fuori. Non lo so, ha un senso questa cosa o è una mera coincidenza? Ce ne stiamo lì ponderando sulla situazione, mentre Sumomo passa davanti a noi e va dall'altro lato della stanza dove c'è il trucco. All'improvviso urla. Sì, il fatto che stia camminando prima di noi, anche dopo tutto quello che ha passato, davvero mostra quanto sia senza paura. What in tarnation is this? Something's written here and it's downright creepy. No, io violenza? No. Se si pensasse potremmo usarla come mocio. Veramente, meglio del mocio Vileda, Rise così cava. Allora, che diavolo è questo? C'è scritto qualcosa. Ed è inquietante. Sembra una nota. Che cosa ci fa qua? C'è una nota incollata allo specchio del posto dove ci si trucca. Faccio un passo indietro perché è la cosa inquietante, ma Naoto-san invece dà uno sguardo più da vicino, iniziando a leggerla ad alta voce. Naoto-kun si dimentica quando... Ok, Naoto-kun si dimentica la paura quando ha a che fare con queste cose. È incredibile. I know what I want my songs to express, but everything important will go unsung. Rise bene chi rise ultimo. Io, ti ignorerò. So quello che vogliono esprimere le mie canzoni, ma quello che è importante non avrà voce. It's my fault. She has done nothing wrong, but she takes all the blame for me. I can't stand it any longer. Qui non rise nessuno, esatto. È colpa mia. Lei non ha fatto nulla di sbagliato. Lei si prende tutte le critiche per me. Io non ce la faccio più. What is this? Feels like a diary entry of some sort. Cos'è sta roba? Sembra una sorta di diario. I don't know. Dude wants to say something but can't. Non lo so. Questo tizia vuole dire qualcosa ma non può. Everybody's bagging on some girl, but she's actually covering up for the dude. Guess he feels bad about it. Tutti se la prendono con una ragazza, ma in realtà sta coprendo questo tipo? Mi sa che si sente male a riguardo. What gives? Che c'è? Kanji-kun is using deduction. Kanji-kun sta usando la deduzione. It's amazing how humans grow.
I never thought I'd see the day Kanji would use his brain. Lascia stare Kanji. Kanji best boy, ma stiamo scherzando? Come ti permetti? È incredibile quanto crescono gli umani. Non ho mai pensato che avrei visto il giorno in cui Kanji avrebbe usato il suo cervello. I can barely contain myself. I'm so happy for you, Kanji. Riesco a malapena a contenermi. Sono così felice per te, Kanji. Non posso far altro che annuire, orgogliosa. E tutti quanti, anche Sumomo, mi seguono. Sembra Brian di Tekken, dai. Intanto non sembra Brian di Tekken. Intanto lo ripeto che è il best boy. Lascia stare Kanji. Tieniti Rise, ma lascia stare Kanji. E lascia stare anche la mega waifu Yukiko, perché è mia. Allora, ovviamente ce la posso fare. La sua deduzione non era raffinata di senpai. Ma sapendo che Kanji stava cercando di capirci qualcosa, sono felice. What the hell do you mean by that? Cosa vorresti dire? What a racket. Even in a place like this, you're squabbling and fighting like children in a playground. Oh, che casino. Anche in un posto come questo state a litigare e a discutere come dei ragazzini, come dei bambini, al parco giochi? Honestly, can't you be more civilized? Oh, sono onesta, non potete essere più civili? L'hai chiamata Leonida, eccola! Senti il tacco. Miss Ochimizu! Signor Ochimizu! Huh? Wait, really? Ah? Un momento, davvero? Non posso credere ai miei occhi. Lì davanti alla porta e che interrompe la conversazione freddamente, c'è proprio Miss Ochimizu in persona. But didn't you get snatched up by that ribbon stuff? Ma non era stata presa da quel nastro? That's correct. It was, well, surreal to say the least. Corretto, è stato surreale per dirne una. But when I came to, I was lying on the ground. So I walked here as I assessed the situation. Ma quando mi sono ripresa, mi sono ritrovata stesa per terra, quindi sono venuta qua dentro per capire la situazione. I'm sorry, but you walked here? Mi scuso, ma è arrivata qui camminando? Did you not come across any anybody suspicious along the way? E non hai incontrato nessuna ombra, niente di sospetto lungo la strada? Yes, I did, but they didn't do anything. They just vanished into thin air the moment they saw me. Oh sì, ma non mi hanno fatto nulla. Sono scomparse nel nulla quando sono passata. I was surprised at first, but if that's how they are, then there's not much point in dwelling on it, is there? Sono rimasta sorpresa all'inizio, ma beh, se sono così, non ci devo pensare molto, no? What? How they are? That's it? Se sono così, tutto qua? Excuse me, but mi scusi, ma despite the odd situation, you don't seem terribly surprised. Nonostante la situazione molto strana, lei non sembra terribilmente sorpresa. Why is that? Come mai? It's a waste of time and energy. Standing around in shock won't accomplish anything, will it? Beh, è uno spreco di tempo e energia. Starsene a girare scioccati non condurrà a nulla, no? That is true, but e quello è vero, ma sì, questa è la signora Ochimizu, ok? Fredda, non fa compromessi. Ma come può non essere scossa in una situazione come questa? I'm not as inflexible as you'd think. Non sono inflessibile come pensi. Taking everything into account, it's fairly obvious that something supernatural is going on here. Considerato tutto, è ben chiaro che qui sta succedendo qualcosa di soprannaturale. But as of now, I doubt that my actions will bring about any positive change. So why even panic? Che bella coppia. Io direi di sì. Ma in questo momento dubito che le mie azioni potrebbero portare a qualcosa di positivo, perciò perché impanicarsi? You, on the other hand, look to have far more experience in this field than I do. Tu, d'altra parte, sembri avere molta più esperienza di me in questo campo. You instantly reacted to the situation when Konami was about to be dragged in.
Hai istantaneamente reagito alla situazione quando Kanami stava per essere trascinata dentro. Devo forse dedurre che sei venuta qui a salvare Sumomo e le altre? Sì. Salta ancora. Aspettate ancora. Faccio una cosa brutta di nuovo. Come hai sentito il mare? Come con le conchiglie? E sì che ho messo il muto. Chiedo scusa. Ma posso solo toglierlo e metterlo. Sentite la Santa Vergine con le cuffie. Scusa Leonida. Adesso cosa fa? Ho anche soffiato nella fantastica presa del controller. Che fa ora? Adesso bene però. Se fa ancora cose, ditemelo che vado a prendere le altre cuffie. Allora avete la mia gratitudine, grazie. At the very least, Sumomo is safe, thanks to you. Almeno Sumomo è salva, grazie a voi. Vedere la signora Shimizu che si inchina così, si prostra così tanto, mi fa strano. Intendo, è una persona molto professionale, ma non sono mai stata ringraziata da lei in questa maniera così formale. Qua c'è da specificare che in Giappone più ti inchini, più la persona che hai davanti è importante, diciamo. O quando devi chiedere scusa, ti prostri proprio davanti alla persona. Più profondo l'inchino, più profondo il rispetto che porti alla persona che hai davanti. Signora Shimizu, per favore la smetta. Intendo, abbiamo solo... You only what? Only did what was natural? Then it's only natural for me to thank you as well. Voi cosa? Avete fatto solamente ciò che era naturale? Allora per me è naturale ringraziarvi. Ma non importa! In un istante è tornata la solita. What's wrong with you? Can't tell if you're really grateful or not. Cosa c'è che non va in lei? Non riesco a capire se è veramente grata o no. You have an opinion on the matter? Hai un'opinione sulla questione? No, damn it! You're a major pain in the ass, you know that? Just get on with the conversation already. No, maledizione, lei è proprio fastidiosa, lo sa? Ma vado avanti con la conversazione e basta. So, Miss Ochimizu, why are you here? You seem like a rational person. I think you came to us for a reason. Usiamo la parola in codice. Tipo gabbiano, sai che lo rifà. Ma provo per il gabbiano. Tranne quando ti cagano sull'auto. Ok. Quindi, signor Shimizu, come mai è qui? Sembra una persona razionale. Direi che è venuta qui con una ragione. As a matter of fact, yes. I'll get right to the point. If you're going ahead, leave Sumomo here. Beh, in realtà sì. Sarò diretta. Arriverò al punto. Se andate avanti, lasciate Sumomo qui. You clearly aren't fazed by incidents like these, but it's not anything Sumomo and I are used to. Chiaramente a voi non importa di subire incidenti come questo, siete abituati, ma non è così per Sumomo e me. If we were to stick together, you would have to constantly worry about Sumomo. Se doveste stare insieme, dovreste continuamente preoccuparvi di Sumomo. I need you to save all four of the girls. Any potential unnecessary issues should be avoided to ensure success. Oh, quindi questa è la terza che salviamo, eh? Ne manca solo una. Ho bisogno che voi salviate tutte e quattro le ragazze.
problemi potenzialmente non necessari devono essere evitati per assicurarsi il successo. Moreover, Sumomo doesn't appear to have the energy to go with you. In più, sembra che Sumomo non abbia l'energia per venire con voi. Cosa? Mi giro verso Sumomo e realizzo che la signora Shimizu ha ragione. Lei ha l'aria davvero pallida. Ah, ci siamo incasinati, abbiamo preso la situazione come se fosse garantita. Abbiamo pensato che facevamo il bene di Sumomo, ma in realtà non abbiamo capito quanto fosse esausta. Voglio vedere la cerva ora. Manca lei? Vero, quella col capello corto. Quella col capello corto. Mi sa che la signora Shimizu stava prestando più attenzione di noi a Sumomo. Whoa, Momo-chan, you look pale. Are you all right? Wow, Momo-chan, sei pallida. Stai bene? Yeah. I just got a pretty fierce dizzy spell. Sì, sì, mi sento un po'. She's in no condition to travel. Whether she goes with us or not, Sumomo-san needs some rest. Non è in condizione di viaggiare. Che venga con noi o meno, Sumomo ha bisogno di riposarsi. Yeah, you're right. Sì, hai ragione. I don't sense any shadows around here, so it's probably safer to stay in this room than go anywhere. Non sento nessuna ombra qua nei dintorni, quindi probabilmente è sicuro lasciarla in questa stanza piuttosto che andare con noi, che farla venire con noi. If we all move on, I don't think we can handle the shadows while protecting Sumomo. Mi si è slogato l'italiano. Some rest or our rest. Ti ignorerò. Devo ammetterlo, se andremo avanti non penso che potremo occuparci delle ombre e di Sumomo allo stesso tempo. Ma va davvero bene lasciare qui Momo-chan da sola? He's right. Sumomo-san would feel anxious if she were left here alone. Ha ragione, Sumomo-san si sentirebbe in ansia se fosse qui sola. Alone? No, I'll stay with her. Sola? No, rimarrò io con lei. Did you forget? The mob outside won't attack me. Avete dimenticato? Il mostro lì fuori non mi attaccherà. And even in case they do, two of us will have a higher chance of survival than just her alone. E anche se dovesse attaccare, in due avremo una possibilità di sopravvivenza più elevata. La proposta della signora Shimizu ha senso, ma non possiamo essere d'accordo così, quindi ci guardiamo l'un l'altro incerti. No, non giusto. In un momento come questo, Yu Senpai ha sempre preso la decisione giusta per il gruppo. Stavolta dobbiamo decidere noi, e in più, in qualche modo ora sono la leader io. Okay, but please, don't do anything risky. Ok, ma per favore non fate nulla di rischioso. You should be safe as long as you stay quiet in this room. Dovreste essere al sicuro finché rimanete calme e tranquille in questa stanza. Understood. Did you hear her, Sumomo? Capito? Hai sentito, Sumomo? Yes, ma'am. Sì, signora. Go whenever you're ready. I wish you luck. Andate quando siete pronti. Vi auguro buona fortuna. Alright guys, let me contact Senpai before we leave. I want to see how they're doing. Se dorme con la testa a ovest e west, per quanto mi riguarda. Ok. Si potrebbe giocare a scherma con le sopracciglia della Shimizu. In effetti sono taglienti. Ok ragazzi, fatemi contattare Senpai prima che lasciamo il posto. Voglio vedere come sta andando. It'll only take a moment, so everybody take a breather, ok? Ci vorrà solo un momento, quindi rilassatevi. Mi sposto dagli altri in modo da potermi concentrare per contattare Senpai. Do un'occhiata a tutti gli altri, ma sembra che stiano cogliendo l'occasione per chiacchierare e rilassarsi. La signora Shimizu invece sta semplicemente seduta alla postazione del trucco e guarda con lo sguardo fisso la nota. Hey, I still don't have a handle on her, but
think that Ochimizu lady ain't as bad as we thought? Ehi, ancora non ho capito bene, ma pensi che quella Ochimizu non sia così cattiva quanto pensiamo? Kanji-kun, she's still in earshot. Volevo dire qualcosa di estremamente volgare, Scorpion, ma da gentiluomo qual sono mi sono trattenuto. Ora lo dici. No, no, non dirlo. Non lo dire. Kanji-kun è sempre qui vicino. Dopo che la squadra di Rise ha lasciato il camerino, Sumomo si è seduta e ha guardato la Ochimizu, che andava avanti e indietro, persa nei suoi pensieri. How is your LMB practice coming along? Have you memorized your dance routines? Come vanno le prove per l'LMB? Hai memorizzato le coreografie? Oh, sì! Can you execute them flawlessly? Le puoi eseguire perfettamente? No, not yet. No, non ancora. I see. Capisco. Ma'am, you mind taking a look at my solo? Signora, potrebbe guardare il mio assolo? Sure. Go ahead. Sicuro? Prego. Yes, ma'am. Sì, signora. Però Ochimizu dovrebbe migliorare in quanto a vestiti. Ha un vestito ispirato alla bandiera della Finlandia, per non dire che sembra una tovaglia da mensa. Ma vogliamo parlare dei capelli? Con quel ciuffo bianco? Super piacere. Osumomo si è messa in posa davanti alla Ochimizu e poi ha iniziato a danzare come se la sua vita dipendesse da quello. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Stop! Wrong. No, the feeling's not right at all. Il ciuffo bianco è tanta roba a cougar di alto livello, ma anche no, A me non piacciono, non mi sono mai piaciuti i capelli bicolor. Non così di netto, poi. Devo starnutire, aiuto. Già che c'ero anche bevuto. Smettila! Ah, sbagliato. No. Quello che passa non è per niente giusto. Listen, there's an emotion to those steps. Imagine this. Ascolta, c'è un'emozione in quei passi. Immagina questo. You approach a man whose life you just saved. Only for him to shoot you in the stomach. Blood gushes from the wound. No, sono viva, attenzione. Mi spiace per te, Scorpion. Ti avvicini a un uomo al quale hai appena salvato la vita, solo per vederti colpito allo stomaco dalla tua ferita, ok? Dalla tua ferita esce del sangue. You fall to your knees, clench your fists, and roar in shock and disbelief. What the hell is this? Tu cadi in ginocchio, chiudi i pugni, urli, scioccato, ok? Senza crederci. Che diavolo è questo? Blood from the gut? How am I supposed to put that in my dance? Sangue? Dalla pancia? E come lo devo mettere nella mia danza? Veramente i paragoni della Ochimizu sono sempre... Dopo la feriscia, un urmo di disperazione. Grazie Leonida, che mi ricordi i fail.
Lasciamo Sumomu e la signora Shimizu nel camerino e ce ne andiamo avanti. Dopo un po', realizzo che quello che ci circonda è cambiato ed è qualcosa di diverso dalla casa delle bambole di prima. Tutti quanti lo notano. E guardiamo, mentre continuiamo a camminare, alla fine è Teddy che parla. Eternal Romance. Changed again. It's all fancy now, like a princess's castle. Wow, è cambiato tutto. È tutto costoso ora, come se fosse il castello di una principessa. Sono bellissimi i miei fail. It brings back fond memories of Yuki-chan. Oh, my heart's pounding out of my fur. Ah, oh, mi ricorda Yuki-chan, il mio cuore sta uscendo dal mio pelo. Teddy, less blabbing and more moving. Teddy, meno chiacchiere e più We've movimento. got a long way to go, and we want to get to the rendezvous point before Senpai's team. Ancora ci vuole un sacco, dobbiamo arrivare al punto d'incontro prima della squadra di Senpai. Il cambio di scenario mi ha infastidito un po', ma non abbiamo tempo da perdere. Quando ho contattato Senpai, ho scoperto che hanno appena salvato Tamami. Il che significa che ne mancano due. Dobbiamo ancora salvare Tomoe e Nozomi. Hey, Kanji, there's something that I've been wondering about. Ehi, Kanji, mi stavo chiedendo una cosa. What's up? Che succede? Well, you know how shadows already existed in my world, right? Beh, sai che le ombre esistevano già nel mio mondo, giusto? So seeing them around in there is nothing special. Quindi vederle girare lì dentro, beh, non era nulla di This speciale. place isn't connected to my world. So how come there's tons of shadows here? Ma questo posto non è connesso al mio mondo, quindi come mai ci sono tutte queste ombre in giro? Oh, that's 'cause, I don't know. Oh, è perché non lo Hell, you're the one who's supposed to know about the shadow stuff. so. Ehi, sei tu che dovresti sapere queste cose delle ombre. Actually, Teddy has a valid point. In realtà, Teddy ha avuto un pensiero We've giusto. encountered quite a number of shadows so far. Finora abbiamo incontrato un bel numero di It'd be ombre. understandable if this was the TV world, because we know that to be the shadow's natural habitat. Sarebbe capibile se fossimo nel mondo della TV, perché sappiamo che quello è l'habitat But in delle this world's case, if our current theory is that all the shadows thus far existed here to begin with. ombre. Ma nel caso di questo mondo, se la nostra teoria corrente è che le ombre esistevano comunque all'inizio. It seems doubtful at best. Il tutto sembra dubbio, nella migliore delle ipotesi. Sì, non ci avevo pensato, ma ci sono un sacco di cose che non sappiamo di questo mondo. Anche se partiamo dal presupposto che la voce abbia creato questo mondo, da dove vengono tutte queste strane ombre? Hey, how's this? Maybe they just pop out of nowhere. Ehi, che ne dite di questa cosa? Forse vengono dal nulla? No, That is highly unlikely. dubito. More to the point, there were no signs of shadows reappearing in the path we took from the entrance. Oltretutto, non ci sono segni, ok? Non ci sono segni di ombre riapparse nella strada che abbiamo preso dall'entrata. Otherwise, we wouldn't have left Sumomo-san and Miss Ochimizu back in the dressing room. Altrimenti non avremmo lasciato Sumomo-san e la signora Chimizu nel camerino. Well, yeah, but Beh, sì, ma That's for sure. I can't sense any shadows from the path we came. sicuro, io non sento nessuna ombra dalla strada dalla quale veniamo. Also, we stayed in that room back there for a while, but I didn't feel any shadows show up or reappear nearby. Oltretutto, siamo stati in quella stanza per un bel po' e non ho sentito nessuna ombra riapparire vicino. So I don't think they'll keep coming out endlessly. Quindi non penso che arrivino I all'infinito. don't smell any shadows behind us either. Nemmeno io annuso delle ombre dietro di Huh? noi. Wait, Rise-chan, you can sniff out shadows without using a persona? Aspetta, Rise-chan, tu riesci a usare le ombre senza usare la tua persona? No, I can't tell their smell. I sort of feel their presence somehow. Nothing specific like their exact locations.
No, non è che riesco a sentire il loro odore. Io sento la loro presenza in qualche modo, nulla di specifico, come la loro posizione esatta. Not only that, I can communicate without using my persona, up to a certain distance. E It's non beautiful. solo, posso comunicare senza usare la mia persona fino a una certa distanza, il che è strano. Come to think of it, when we were dancing, you provided our musical accompaniment. Ora che ci penso, quando noi abbiamo ballato, tu ci facevi di accompagnamento Yet musicale. your persona wasn't even summoned. Ma non avevi nemmeno richiamato il tuo persona. Ops, ho dimenticato di dirlo a Naoto con gli altri. Con il mio tipo di persona, che è un supporto, posso capire alcune delle regole di questo mondo. Cerco di spiegarlo agli altri con termini semplici. In this world, we can convey our emotions to others through dancing and music. And so can shadows, right? In questo mondo possiamo trasmettere le nostre emozioni agli altri attraverso la musica e la danza, e così possono fare le ombre, giusto? Maybe the nature of this place makes it easier for our thoughts and feelings to reach others. Forse la natura di questo posto rende più facile far arrivare i nostri pensieri e sentimenti agli altri. I see. Makes a great degree of sense considering the culprit's objective. Capisco, ha un sacco di senso considerato l'obiettivo del You can colpevole. do all that? Damn, you're gonna be more and more like Teddy. Puoi fare quella roba, wow, diventi sempre più come Teddy. Excuse me? Are you saying I'm round and fat? Ecco, la odio. Co? Scusami, stai dicendo che sono rotonda e grassa? What? What's with all the Teddy hate? I'm a handsome boy behind the fur, you know. Cos'è tutto questo odio? Sono un ragazzo bellissimo dietro questo pelo, sai? Ahia, che insulto, ma veramente. Ah, avete messo su proprio un bello spettacolo, ma provate quanto volete, è comunque inutile. There you are. Everyone, stay on guard. Eccoti qua, ragazzi, state in guardia. Do you hate me that much? Mi odiate così You're so tanto? friendly with each other. Why do you refuse to form bonds with us? Siete così amichevoli l'uno con l'altro? Perché rifiutate di formare un legame con noi? Senza il minimo avviso arriva di nuovo la nebbia nera e si trasforma in un'orda di ombre. Avevo capito brown e non round. Sarebbe stato un bello spunto per del sal. No, no. Se poi pensiamo che sia vestito da Elvis, il fatto che sia grasso e quadra in maniera alquanto macabra. Basta, ormai non ho più pazienza con questa voce. Comincio ad urlare all'aria. Ma Yeah, whatever. What you have isn't a bond, it's just brainwashing. sì, quello che dici tu, quello che hai non è un legame, è solo lavaggio del Being cervello. tied down like that, forced to throw away your real self? I feel sorry for these shadows. Essere legati in quella maniera, essere forzati a gettare via il proprio se stesso, mi dispiace per quelle ombre. That's not true. They're all here because they wanted a special bond with me. Dissing gratuito al compare Basettone. Sei stato tu a farlo, io non c'entro niente. Oh, non è vero. Sono tutti qui perché volevano un legame speciale con They me. did? Lo volevano? That's right. Esattamente. Can't you hear them? They want to connect with you too. Non riuscite a sentirli? Vogliono connettersi anche con voi. Alla parola connettersi, le ombre prendono i nastri che le avvolgono e li portano verso di noi. Sembra che ci stiano invitando ad unirci a loro. Mi vengono i brividi lungo la schiena.
Looks like we got no choice. I ain't gonna let you mess with my head. Sembra che non abbiamo scelta. Non vi lascerò incasinare la mia testa. Vogliono un legame. Hey, Naoto, eyes up. What are you spacing out for? Think later. Ehi, Naoto, tira su lo sguardo. Perché te ne stai andando in fissa? Penserai più tardi. Yes. Sì? Why don't you understand? If you connect with us, you won't suffer or feel pain. Perché non capite? Se vi connettete con noi, non soffrirete, non sentirete dolore. Non vi sforzate così tanto, ora diventiamo una cosa sola. Ah, ancora questa canzone! C'hanno il fetish di legarsi con i nastri, sì, è tutto il da tutto il gioco che si legano con i nastri. Si alza il volume della canzone e le ombre cominciano a danzare. Quella canzone mi fa venire i brividi, ma non mi tocca come prima. Forse è perché rifiuto di cedere. Nato con Kanji e Teddy, mantengono la posizione. Now won't slack off. Just do like you practiced. I'm cheering for you. How's that? See that? Yeah! Hell yeah! That's it! How's that? Sono persa. Mi sono persa. Con la sedia, Kanji. Dubstep buttato a caso. No complaints, right? I danced my ass off there. You did it, Kanji. I guess being that lanky has its advantages. Guardate chi è che l'ha remixata. Akira Yamaoka, compositore. Voi saprete essere il compositore di ditemelo in chat.
Bravissimo Leonida, hai vinto un premio. Non so qual è il premio, però hai vinto un premio. Quanto sul pezzo, Leonida? Di The Medium. Perché l'hai ricordato, Scorpion? Perché l'hai ricordato? Comunque io ve lo dico, mi sono un po' rotta. Quindi torniamo al Charter Select, compriamo un po' di costumini e se proprio facciamo un po' di free dance, così a caso. Il resto fa vincere i premi con alcune pagine web, ma la soluzione ha vinto 5 milioni. No, con me al massimo puoi vincere i milioni con la Lieu. Danziamo, sì, perché basta, hanno rotto. Allora, intanto, prima di tutto, noi compriamo, nel dubbio. Welcome! I'm your host, Tanaka, with a live presentation of my amazing commodities! We have quite an offer this time as well! Allow me to introduce it to you! Allora, perché compriamo? La mia mega Mothers, waifu? brothers, even sisters! We guarantee that every member of your family will be 100% satisfied! Devo spendere 100.000 da questo qui, vabbè. Rise no, Catwalk Naoto. sells quickly and the orders are pouring in! Those who manage to snag it have my congratulations! We've got all manner of things for you still to buy! Basta, So 500, why possiamo not take this comprare? chance to pick up one of everything! 500, no, abbiamo detto di no. That one sells quickly and Oggetti, consistently, so no. now. Stai zitto, mamma mia, quanto parla. The Medium, che rottura. Sì, a me non. Io l'ho solo guardato. Ho guardato dal papero quando ho fatto la live. Zero. Dovrei giocarlo io per capire se ci sta o no. Però visto così, zero. Noia. Nella free dance si sbloccano mano a mano. Si sbloccano mano a mano, tu man mano che le fai si sbloccano. Eccolo qua il papero dormiente. Che cosa? Made. Qua. Quindi questa. Io non so se posso. No, non c'ho voglia di farla normal. Facciamo easy. Non ho voglia. Partner. Ok. Let's dance. Persona 4, dancing all night. Let's go back to first principles. Just do like you practiced. I'm cheering for you. Good.
No, lo odio. Odio gli Scratch. Schifo. Brilliant. Blah. She's cheering for us. Cosa si deve premere per farli? La levetta analogica. La levetta analogica in qualsiasi direzione. La dai una direzione e screccia. Invece sulla vita. E quanto parli? Che nervi! Forse sulla vita bisognava screcciare sul touchscreen. Però non mi ricordo. Passati talmente tanti anni. Che difficoltà! Tra l'altro c'è. Dovrebbe esserci un'altra difficoltà ancora. Oltre a hard. Unbelievable. Sarebbe stato molto scomodo. E lo Scratch sì. Vediamo quanto cambia da con normal. Giusto per This seems good. No. Ah, Butler. Vai così. Secondo me è meglio col touch. No, assolutamente no, te lo posso assicurare. Ma dai! All right.
Yeah. Oh, you did it! Perfect. Che delusione. Brilliant! How about that? You did it! I got nothing but praise for your performance. No, top combo un corno, ve l'ho persa. Per colpa di due good. No, già allora. Sulla Vita ci sono i platini? Certo che sì. I giochi PlayStation Vita hanno anche loro i platini, i trofei, tranquillamente. Infatti io questo l'ho platinato prima su Vita e poi su PlayStation 4. Perché me l'hanno dato con la versione deluxe del 3 e del 5. È l'unico modo per averlo. E rimasterizzato per Play 4. Non ho letto che cosa ha dato. Proviamo questa normal. Farò schifo. Schifissimo. Ma vabbè. No, non ho niente per te, Addy. No. Quanti soldi ho? No, 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 non voglio con Teddy così. Quindi anche i good non ti fanno avere King Crazy? No, no. I good ti spezzano la combo. Devi fare o perfect o great. E non devi missare gli scratch. Solo così puoi ottenere King Crazy. Se no ti attacchi fortemente. Welcome! I'm your host, Tanaka, with a live presentation of my amazing commodities. We have quite an offer this time as well. Allow me to introduce it to you. Dai, ma vabbè. The time has come to show our new items. Ma ti prego, solo robaccia così. Ho 2005, cosa posso comprare? Niente. Costano tutti 3-5, vabbè. Che schifo cosa, papero? Peggio del baffone sto tizio da quanto parla, ma veramente, oh. Niente, ci cucchiamo a Teddy così. Che vi devo dire? Questo è il costume originale di Persona 4. Così fa schifo. Ma dai, ma vediamo come va. Picchiatelo, vi prego. Vediamo come va. Persona 4, dancing all night. Well, time to do this. Good luck. So che mi si slogheranno gli occhi a breve. Stuck the lid!
Chan style kung fu dancing is awesome. Looking awesome. Your Ted Kim exploded out there. Vedi come screccia. Questo è King Crazy, eh? Oh, yes! King Crazy! Ce l'ho fatta. Beh, sì, è bella. Alcune canzoni sono veramente belle. Però ce n'è una che odio a morte. Ovviamente il finto musicista DJ, esatto. Oh, mi ha dato un bel po' di soldoni, cie. Your affection. Next. Con la vacchetta. Ci vogliono costumi per lei. Attenzione, ci vogliono costumi per lei. Re pazzo. Ok. Allora, ma non possiamo, non c'è tre personaggi ancora. Che noia, che nervi, niente, ce la teniamo così com'è. Mannaggia lei. Ci cucchiamo il costume che ha dei default. Dancing all night. One and two and one and two. Dance to the rhythm. Konami, just nail it like you always do. Sono attamarrata. One, two, three. There. This is going well. Three!
E cuccati quest'altro King Crazy, zitta, silenzio! Ma cuccatelo! Your skills are the real thing, Konami. Vedo cose rimbalzare. Io non ne so nulla. Ha detto Repentier? Non lo so. Dammi il big money. Rissa has been unlocked as a partner on this track. A track has been added, now I know. Olympic tape is now available in shopping. Wow, ricchi premi e cotillon. Che traccia è? Ugh. Sometimes I fear. I got no choice. Piace questo. Ho comprato roba di lui? Una schifez. Vabbè, teniamocelo così. Proviamo. All right, let's start. Don't blink. Woo, give us a great show. Quanto malvagio, Kanji. Che bel basso che ha. Ho sbagliato. Yeah.
Yes. Quello non l'ho vista proprio. Quello non l'ho visto, perfetto. Bene. L'area di Kanji porta una sfighissima, ma vero. Fa il gesto dell'ombrello, sì, un po'. Manda a fanculo la quarta parete, bravo. E niente. Brilliant. No complaints, right? I danced my ass off there. Nice, Kanji. I sensed a lot going on in that dance. Heartbeat. Heartbeat, heartbreak. Vediamo chi è che la danza. Oh no. Proviamo a fare questo, ma non garantisco niente. Loli incoming. No, no, niente Loli. Kanji, ma è pornoi, veramente. Sì, sì, Kanji con la sedia. È tipo wrestler. Guardate la rise. Ma aspetta però, ci abbiamo soldi, quindi compriamo costumi. Che facciamo? Dirchi? No. Qua si spende, si spande. Se stai zitto però. Tanaka's oops, looks like we're running low. Uh-oh, what a shame. We're all sold out now. Cioè, le robe più interessanti ci attacchiamo, perché 20 tracce free dance. Dai, questa potevamo comprarla, ci vogliono 12.000, mannaggia. Vabbè. Proviamo, questa non è facile a quanto pare. Cosa mettiamo? No, no. So già cosa dirà Leonida, Maid. Io propongo questo invece. Con l'arancio, questo qua o questo qua? Questo qua secondo me. Questo estivo. Anche questa qua è abbastanza tamarra come canzone, avvisati. Se non la fallisco. Ah, ma i pantaloni. Non ricordavo. Tamarata incoming. Vi ho avvertiti. Yeah. Huh?
Yeah, that's it. I did it! Tamarra Tenkami in parte 2. Guarda come si è autocompiacente, sì esatto, ma mi sa che disattivo i commenti di loro durante il danzettamento perché possono anche fare a meno. Ops, vi ho spoilerato che Reese suona l'arpa perché non l'avevo ancora vista danzettare. Sense of Love! Sì, aspetta però. Fatemi vedere una roba nell'impostation. Sì, off, grazie. Ah, si può fare anche con L1 e R1 lo scratch. Però ormai ho imparato a farlo con la levetta e addio. Ok. Come un'arpa al fiume. Fermi, di lei ho costumi? Scusate se continuo a saltellare tra i menu, ma io... Hello everyone! Welcome to the home shopping show Tanaka's Amazing Commodities! Peccato che non si può zittire Tanaka. With a live presentation of my amazing commodities. We'll show you great items and the time has come to show our new items. No! Anche qui si poteva prendere questa. No. Va bene, ci accontentiamo. Che ora è? C'ho una fame io. Facciamo questa e poi basta. Maid, mi spiace per voi. Scorpio è presente come una carpa al fiume di Neck. Una delle cose più trash che abbia mai sentito. Sì, è ora di mangiare, infatti faccio questa e poi addio. Hai già mangiato? Cosa hai mangiato? Cioè, ma questa ha già mangiato alle 7:30, puntuale come... Io non ho presente invece, preferisco che vada così. Già ho sbagliato, ma va bene. Shot, but didn't work. Panic, cause we had a whole lot going.
Non so cosa ho fatto lì. Brilliant! Dancing is quite a complex art. I'll strive for further heights. You're dancing. It was really... Ok, allora vediamo un po'. Una piadina cocotta e formaggio. Buona. Devo ancora uscire il doggo. Non sai se ma. Come non sai se mangi? Ettore, io devo farmi una doccia allucinante. Allucinante? Oggi ho fatto un caldo pazzesco. Pure qua afa. Non c'è manco il sole, addirittura. Fregatura più totale, esattamente. Meglio di Paganini. E Paganini non ripete, infatti io finisco qua. Finisco qua, abbiamo danzettato, abbiamo chiacchierato, abbiamo fatto di tutto. Abbiamo salvato 3, ne manca una. Ne manca una sola e poi vediamo cosa succede. Va bene, noi ci vediamo martedì. Sì, martedì, sempre alle 17, continuiamo a danzettare. Vi auguro buona cena, buona serata, buon tutto, buonanotte, buone botte, scarpe rotte, tutta la notte. Adieu, mes amis, adieu, adieu.